Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questo a puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi andremo a sbirciare cosa ne pensa Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, sul tema della scrittura creativa. Ecco, diciamocela tutta nei denti, in un corso basico e gratuito di scrittura creativa, prevalentemente orientato alla fantascienza con apertura alla climate fiction, ecco, come quello che ho organizzato in questa playlist Introduzione gratuita alla scrittura creativa, ecco, non potevo ignorare l'opportunità di andare a sbirciare come una moderna intelligenza artificiale dei primi di XXI secolo intenderebbe divulgare la scrittura creativa agli esseri umani. L'intelligenza artificiale, il sogno proibito di tutti scrittori di fantascienza. Ecco, un'intelligenza artificiale non poteva non stare un po' dentro questa playlist, andando a proporvi qualche concetto di scrittura creativa. Dunque, adesso andremo a ascoltare insieme quanto ci racconterà Gemini IA. Ma se non ci capite un granché, perché le sintesi sugli strumenti di scrittura creativa è probabilmente, diciamo, troppo stringate le ha fatte, beh, ecco, non state a preoccuparvi troppo. Prendete questo podcast come un'anticipazione su quello che poi sarà. Seguendo i miei podcast della playlist Introduzione alla scrittura creativa con esempi, podcast e soprattutto con rinvii ad audio racconti su vari autori di fantascienza. Ecco, per dirla tutta in un botto, in modo corto e breve, sono sicuro che alla fine di questa playlist dominerete agevolmente tutti i più importanti strumenti di scrittura creativa se non li conoscete. Se invece li conoscete di già, potrete andare a confrontarvi, espandere oppure tralasciare i vari podcast andando a consultare solo quello che vi interessa questo corso basico. Ecco, adesso andiamo a sentire come ce la racconta Gemini, la intelligenza artificiale di Google, a cui ho chiesto di comporre un piccolo corso di scrittura creativa andando a spiegare i concetti e strumenti più importanti sui temi di favola, intreccio, vari tipi di plot, i tipi di narratore e il ritmo dell'intreccio. Viaggio nella scrittura creativa. Trame, personaggi, narrazioni e tecniche letterarie. Intreccio e fabula, l'ordito della narrazione. Ogni storia tesse una trama, un intreccio di eventi che si susseguono nel tempo e nello spazio. Ma sotto la superficie scorre la fabula, l'ordine cronologico in cui si sono svolti realmente i fatti. L'intreccio, con i suoi salti temporali, flashback e colpi di scena, tiene il lettore incollato alle pagine, creando suspense e rivelando la storia a poco. Plot di azione, il motore della storia. Il plot di azione è il cuore pulsante della narrazione, il susseguirsi di azioni compiute dai personaggi. È ciò che fa progredire la storia, creando conflitti, ostacoli e svolte inaspettate che tengono il lettore con il fiato sospeso. Un plot ben costruito guida il lettore attraverso la storia, creando un senso di anticipazione e soddisfazione. Personaggi, anime della narrazione. I personaggi sono l'anima della narrazione, esseri viventi, o quasi, che popolano il mondo della storia. Sono loro a dare corpo alle vicende, a farci emozionare, arrabbiare, ridere e soffrire. Un personaggio ben delineato è dotato di caratteristiche fisiche, psicologiche e motivazioni credibili. Deve essere coerente con se stesso e agire in modo consono alla sua personalità. Pensieri, esplorando la mente dei personaggi. I pensieri dei personaggi ci permettono di entrare nella loro mente, di scoprire i loro sentimenti, le loro paure e i loro desideri. Possono essere espressi direttamente, attraverso monologhi interiori, o indirettamente, attraverso le loro azioni, i loro dialoghi e le loro espressioni. Gestione dell'infodump. L'infodump è un pericolo per la scorrevolezza della narrazione, un ammasso di informazioni che rischia di soffocare la storia. Per evitarlo,
è necessario dosare le informazioni con sapienza, inserendole gradualmente nel flusso narrativo e legandole agli eventi e ai personaggi. Narratore, voce narrante e punti di vista. Il narratore è la voce che racconta la storia. Può essere interno, se coincide con un personaggio della vicenda, o esterno, se osserva gli eventi dall'esterno. Ogni punto di vista offre una prospettiva diversa sulla storia, influenzando la percezione del lettore. Narratore interno in prima persona. Il narratore è il protagonista o un testimone diretto degli eventi. Offre una visione intima e personale della storia, ma può essere limitato dalla sua stessa esperienza. Narratore interno in terza persona. Il narratore conosce i pensieri e le emozioni dei personaggi, ma non ne fa parte. Offre una visione più oggettiva della storia, ma può risultare meno coinvolgente. Narratore esterno in terza persona. Il narratore racconta gli eventi dall'esterno, senza conoscere i pensieri dei personaggi. Offre una visione neutrale della storia, ma può risultare meno emozionante. Tecniche letterarie. Pennelli per dipingere la storia. Le tecniche letterarie sono gli strumenti che lo scrittore usa per dare vita alla sua storia. Tra le più importanti troviamo le descrizioni. Permettono di immergere il lettore nel mondo della storia, creando immagini vivide e sensoriali. I dialoghi. Rivelano la personalità dei personaggi e fanno avanzare la trama. Le metafore e le similitudini. Creano paragoni tra elementi diversi, arricchendo il linguaggio e rendendo la narrazione più suggestiva. I simboli. Rappresentano significati più profondi, aggiungendo un ulteriore livello di interpretazione alla storia. Esempi di tecniche letterarie. Charles Dickens, Oliver Twist. L'autore utilizza sapientemente le descrizioni per creare un'atmosfera cupa e opprimente nella Londra vittoriana. Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio. I dialoghi brillanti e ironici di Austen rivelano la personalità dei suoi personaggi e la loro posizione sociale. Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine. Márquez utilizza metafore e immagini suggestive per creare un mondo magico e surreale. Fyodor Dostoevskij, Delitto e castigo. I simboli ricorrenti nel romanzo, come la scure e la pioggia, rappresentano i tormenti interiori del protagonista. Conclusione. La scrittura creativa è un viaggio affascinante che richiede talento, dedizione e conoscenza delle tecniche narrative. Tempo dell'intreccio e tempo della favola, il ritmo narrativo. Nel mondo della narrazione, due concetti fondamentali sono il tempo dell'intreccio e il tempo della favola. Per comprenderli appieno, è necessario distinguere tra favola. È la sequenza cronologica degli eventi narrati, così come si sono svolti realmente all'interno della storia. È la storia vera, il susseguirsi degli accadimenti in ordine temporale. Intreccio. È l'ordine con cui gli eventi vengono presentati dal narratore all'interno del testo. In altre parole, è il modo in cui la storia viene raccontata, che potrebbe non seguire l'ordine cronologico della favola. L'intreccio può essere manipolato dal narratore per creare effetti di suspense, tensione o per approfondire alcuni aspetti della storia o dei personaggi. Le principali tecniche utilizzate per modificare l'ordine cronologico della favola sono analessi. Flashback. Consiste nel tornare indietro nel tempo per raccontare eventi accaduti prima dell'inizio della storia principale. Prolessi. Flash forward. Consiste nell'anticipare eventi che si verificheranno in un momento successivo della storia. Il ritmo narrativo è la velocità con cui si susseguono gli eventi nel racconto. Esso è determinato dal rapporto tra il tempo della favola e il tempo dell'intreccio. Esistono diversi tipi di ritmo narrativo. Ritmo lento. Si ha quando il tempo del racconto è maggiore del tempo della favola. Il narratore si sofferma a descrivere dettagliatamente gli eventi e i personaggi, creando un'atmosfera di suspense o introspezione. Ritmo veloce. Si ha quando il tempo del racconto è minore del tempo della favola. Il narratore riassume gli eventi in modo rapido e conciso, creando un senso di dinamicità e azione. Ritmo variabile. Si ha quando il narratore alterna momenti di ritmo lento e veloce, creando un effetto di contrasto e mantenendo viva l'attenzione del lettore.
Il ritmo narrativo è un elemento fondamentale per creare un testo coinvolgente e per trasmettere al lettore le emozioni desiderate. Un bravo narratore sa dosare sapientemente i diversi ritmi per creare un'opera che sia allo stesso tempo interessante e ricca di significato. Oltre al tempo della fabula e dell'intreccio, il ritmo narrativo è influenzato anche da altri fattori, come la scelta del punto di vista, l'utilizzo delle descrizioni e dei dialoghi, e la presenza di elementi figurativi come le metafore e le similitudini. In definitiva, il tempo dell'intreccio, il tempo della fabula e il ritmo narrativo sono tre elementi strettamente connessi che concorrono a definire la struttura e l'effetto di un'opera narrativa. Un'analisi attenta di questi elementi permette di comprendere meglio le scelte operate dal narratore e di apprezzare appieno la ricchezza e la complessità di un testo.